Il primo passo è aprire il packaging ed estrarre il dispositivo. Fatto ciò, bisogna aprire il sensore per accedere al vano batteria e rimuovere la linguetta di protezione in carta. Ora il sensore è attivo e si può richiudere. A questo punto è necessario lanciare l'app Edison Smart Living e accedere alla lista dei dispositivi. Premere il pulsante Aggiungi, poi selezionare il pulsante Dispositivo e attendere che il processo di associazione abbia inizio. Prima di intervenire fisicamente sul dispositivo, è importante verificare sull'app che la barra di stato di colore azzurro si sia mossa. Adesso bisogna premere sul pulsante presente sul fondo del sensore con brevi sequenze da 3 clic. Per verificare il corretto svolgimento dell'associazione del dispositivo, seguire le indicazioni riportate sulla barra di stato. Al termine dell'associazione del dispositivo sarà possibile rinominarlo prima di confermare l'associazione e vederlo comparire nella lista dei dispositivi.